Venezia, capitale mondiale dell'architettura, fino al 23 novembre. Con l'undicesima edizione, diretta da Aaron Betsky, la Biennale di Architettura si impone da subito con la forza dei numeri. 100 gli architetti invitati, 50 i padiglioni stranieri con oltre 300 architetti, 2 le sedi espositive, i giardini di Castello e l'Arsenale. In questa sede il visitatore incontra 23 installazioni, mentre al padiglione Italia, ai giardini, si visitano i lavori sperimentali di 55 studi internazionali. Ma sono alle corderie che hanno trovato sede i progetti degli architetti più noti, come Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas, Hani Rashid, Frank Gehry, leone d'oro alla carriera di questa edizione. Per il visitatore, questa undicesima Biennale d'Architettura lascia molto spazio alla fantasia, dove infatti le contaminazioni dell'arte visiva sono evidenti fin dai modi e materiali usati per allestire gli spazi espositivi. È una Biennale Architettura che, secondo il curatore Betsky, già direttore per 6 anni dell'Istituto di Architettura di Rotterdam, non è del costruire. L'architettura, dice, deve andare oltre gli edifici, perché gli edifici non sono una realtà sufficiente.